Corri e salta dietro un pallone e il futuro se ne andrà. E ho sbagliato pure la sigla. Urca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video. Raga, oggi siamo in un video veramente particolarissimo perché qui in mano ho due scatole contenenti due giochi, uno per scatola. E ragazzuoli, stiamo parlando di Inazuma Eleven. Avete letto il titolo, avete visto la miniatura, avete visto anche l'intro, credo un po' ridicolo visto che neanche mi ricordavo la sigla di Inazuma Eleven. Troppi ricordi ragazzuoli, mamma mia. E come avete letto appunto il titolo, Inazuma Eleven dopo 10 anni. Difatti ragazzuoli, Inazuma Eleven è stato realizzato nel 2008 e poi successivamente rilasciato globalmente nel 2011, ragazzuoli, quindi in realtà non sarebbero proprio 10 anni, ma sarebbero 9. E io mi ricordo che comprai subito il primo Inazuma Eleven, che purtroppo non c'ho qui con me perché non so dov'è finito, ma comunque l'avevo giocato, probabilmente ce l'ho sul Nintendo DS. Vabbè, fatto sta ragazzuoli che in questo video oggi diciamo che facciamo due chiacchiere su Inazuma Eleven. E innanzitutto volevo chiedervi un bel pollicione in su, perché se questo video andrà bene e se volete che io magari porti una serie su Inazuma Eleven, visto che li ho giocati tutti e tre, sono arrivato fino a fuoco esplosivo, dopodiché non sono andato avanti perché non ho voluto rovinare la serie tipo Pokémon, che con Pokémon io ero arrivato a nero e bianco 2 massimo, però oltre, quindi sole, luna, XY eccetera, non ci sono mai andato perché non mi piacevano più. Idem per Yu-Gi-Oh! Con i Pendulum, raga, quelle carte verdi, metà normali. Idem anche per Inazuma Eleven, perché dopo hanno fatto il 3, il Kronos, il Go, non so bene cosa sia uscito di precedente. Però ragazzuoli, io sono qui oggi in questo video perché voglio chiedere a voi se vi piacerebbe una serie su Inazuma Eleven. Magari o parto proprio dall'inizio, dal primissimo Inazuma Eleven, fino ad arrivare agli Inazuma Eleven di oggi, anche se sarebbe un pochino lunga la faccenda. Però se vedo interesse, se vedo che comunque ci sono molte persone che guardano i video di Inazuma Eleven, io raga lo porto tranquillamente. Quindi raga, sta tutto a voi dirmi se volete Inazuma Eleven come serie sul canale. Volendo potrei anche partire direttamente con il 3 o partire direttamente col Kronos. Mi sono preso una lista di tutti i giochi che sono usciti di Inazuma Eleven e qui vedo che sono usciti Inazuma Eleven, Inazuma Eleven 2, Inazuma Eleven 3, Inazuma Eleven Striker, poi il Go, Inazuma Eleven Strikers, poi Inazuma Eleven Go 2, che sarebbe la nuova squadra a quanto pare, perché io lo seguivo ma non ci ho mai giocato al gioco, perché c'era anche l'anime in TV. E se non mi ricordo male, praticamente questo personaggio qui, questo tizio qua, raga, che ora non mi viene sicuramente il nome, ma sarebbe praticamente il nuovo Mark. Infatti, ragazzuoli, di sottofondo abbiamo anche Mark Evans. Questo me lo ricordo, mi ricordo anche Nathan, mi ricordo un po' tutti quelli di Inazuma Eleven normali. In pratica Mark Evans fa da allenatore a questo, quindi diventa una nuova squadra e via dicendo, raga. E Inazuma Eleven è l'esempio, perché inizia con Mark Evans da piccolo e finisce, tra virgolette, con Mark Evans da vecchio. E insomma ragazzuoli, tirando le somme, vi volevo semplicemente chiedere se vorreste che io porti una serie, e quale serie, su Inazuma Eleven sul canale, raga. Io qui con me in questo momento ho Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco, Inazuma Eleven 3 Fuoco Esplosivo. Io raga non so perché, ma non voglio giocarli perché mi riportano troppo all'infanzia. Cioè, io sono cresciuto con Inazuma Eleven e ragazzuoli, rigiocarlo è veramente un qualcosa di assurdo. Non so se ce la farei, raga, non sto scherzando, veramente. Sembra strano dirlo, ma avendolo giocato proprio appena uscito è un qualcosa di veramente assurdo e non so perché, ma non riesco a entrare nell'ottica di rigiocare un gioco che ho giocato già 8 anni fa, perché mi fa rivenire in mente dei ricordi assurdi. Ed era anche abbastanza lungo, anche un po' complicato in alcune parti questo gioco, perché bisognava anche sbloccare, se non ricordo male, dei personaggi extra, tipo questa, ragazzoli, che se non mi ricordo
ricordo male, era forse uno dei più rari ed era l'ultima squadra galassia, un qualcosa del genere, ed era veramente una bestia. E io, ragazzuoli, ho anche dei progressi, perché l'ho finito per ben 2 volte. Magari potrei portarvi i miei progressi su Inazuma Eleven, appunto, 2 tempeste di fuoco. Perché io, ragazzuoli, avevo completamente finito il gioco, con i personaggi quasi al massimo, ma mi ricordo, ragazzuoli, che ho fatto qualcosa di strano e ho dovuto ricominciare da capo. E ora credo che siano livello 70-80 i personaggi, comunque non maxati, perché mi sembra che arrivavano al 100, non mi ricordo. Vabbè, raga, tirando le somme, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete una serie e quale serie volete. Ovviamente vi posso portare sia al Kronos, sia al Go, sia al Striker. E tra l'altro ne sta uscendo uno che si chiama Heroes Great Road del 2020, raga, e sarà rilasciato per Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e basta. La Xbox non c'è, il PC neanche. Ed era stato inizialmente chiamato Inazuma Eleven Ares per essere rilasciato nel 2018, ma è stato modificato e rilasciato, non ancora ovviamente, sarà rilasciato in questo 2020, si chiamerà appunto Inazuma Eleven Heroes Great Road. E sì, c'è praticamente una nuova squadra, un nuovo Mark Evans. E quindi fatemi sapere la serie che vorreste, perché posso portarvi non per forza il 2, il 3 o l'1, ma posso portarvi anche lo Strikers, il Go, il Kronos. Raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere anche se volete un video dettagliato dei miei progressi. Quindi andiamo a esplorare i progressi che avevo sul mio Nintendo DS. Tra l'altro, raga, il Nintendo DS non so neanche se funziona. A quanto pare stanno rifacendo questo gioco in una maniera, probabilmente con una grafica ancora più dettagliata, più perfetta, ma io voglio quelli vintage. Quindi, ragazzuoli, io per questo video ho detto tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, come ho già ripetuto, se volete una serie e di che serie di gioco volete. Vi ribadisco che posso portarli tutti, basta che scarico un emulatore sul PC tranquillamente, non devo per forza avere la cartuccia nel Nintendo DS o 3DS. E fatemi sapere anche se volete che vi faccia vedere i miei vecchi progressi sul Nintendo, appunto. E niente, ragazzuoli, un bacione grandissimo, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che comunque desti interesse, e anche se non lo fosse, vabbè, peccato, ci ho provato. Quindi qui da Lucius è tutto, un bacione grandissimo nuovamente, un abbraccione, buona giornata a tutti, bella ragazzuoli.